Una partita relativamente facile, nel senso che incontravamo un Ajax che poi sarebbe diventata uno spauracchio per tutti qualche tempo dopo. C'era già Cruyff, però era agli inizi, ma si capiva già che quello che sarebbe potuto diventare, perché nei suoi guizzi, nella sua tecnica individuale, nella sua corsa, nei suoi scatti e dribbling, aveva già fatto capire che cosa avrebbe potuto poi rappresentare per la sua squadra, però riuscimmo a vincere anche perché segnammo abbastanza velocemente le prime due reti, giocammo un po' in scioltezza, così subimmo magari per un pochino il tentativo dell'Ajax di recuperare sul finale del primo tempo, ma non successe niente di particolare, anche perché in quel momento eravamo un pochino più forti dell'Ajax, per cui nonostante avessero segnato il gol del 2-1 su rigore, subito dopo Sormani segnò la terza rete e Prati segnò la sua terza, che fu la quarta rete del Milan, e così ci tranquillizzò definitivamente. Gran partita di Prati e del Milan, festa memorabile in città e subito col pensiero alla Coppa Intercontinentale. A rimpolpare la rosa arriva Néstor Combín, argentino un po' matto. Amrin si ritira. Gara d'andata per la Coppa Intercontinentale a San Siro contro l'Estudiantes di Buenos Aires. Il Milan gioca con Cudicini, Anquilletti, Schnellinger, Rosato, Malatrasi, Fogli, Sormani, Lodetti, Combín, Rivera, Prati. Stadio stracolmo. Furoreggia Combin. Milan in vantaggio per merito di Sormani. Sporadici gli attacchi dell'Estudiantes. Rivera gioca da par suo. Il 2-0 è opera di Combin. Sfiora ancora il gol Pierino Prati. L'Estudiantes ce la mette tutta, ma raramente riesce ad essere pericoloso. Ancora Combin. Gello definitivo, il 3-0 è di Sormani. Il risultato è rassicurante in vista del ritorno, anche perché vale la differenza reti. Ambiente surriscaldato allo stadio Avellaneda di Buenos Aires per il match di rivincita. Il clima è chiaramente ostile, c'è il fondato timore che possano succedere incidenti. Pronti via, e il Milan praticamente risolve la questione, andando in gol con Gianni Rivera. In campo ne succedono di tutti i colori. L'arbitro non è in grado di tenere la partita, che si trasforma in una specie di caccia all'uomo. Particolarmente tartassato Combin. L'Estudiantes pareggia con Conigliaro. Poi va in vantaggio con Aguirre Suarez. Lodetti, Prati, un po' tutti i rossoneri vengono picchiati. Dalle tribune piove in campo di tutto.
ma la Coppa Intercontinentale è del Milan. Il ritorno avviene in un bagno di folla applaudente alla Malpensa. La Coppa passa dalle mani di Rivera a quelle di Rocco, a quelle di Carraro. La battaglia di Buenos Aires è stata durissima. Anche i giornali argentini stigmatizzano il comportamento dei giocatori locali. Si apprende che dopo la partita Combin è stato arrestato per non aver fatto il servizio militare. L'avvocato Sordillo e il presidente Carraro devono ricorrere addirittura al presidente della Repubblica Argentina per farlo rilasciare. Il ritorno a casa per tutti è una specie di liberazione. Gianni Rivera vince il prestigioso pallone d'oro di France Football. Raggiunsi questa vetta veramente molto importante nella carriera di un giocatore di calcio, perché è un premio assegnato da una giuria di giornalisti di tutti i paesi del mondo, quindi penso che sia veramente la scelta giusta che possono fare, pertanto la considero un premio veramente molto importante. L'avevo già sfiorato nel 63, l'anno della prima Coppa dei Campioni del Milan, ma arrivò prima di me al primo posto, io arrivai secondo, Yashin, e mi sembra che arrivare secondo dietro Yashin in quel periodo era praticamente come vincerlo. Dopo la conquista della Coppa Intercontinentale, Carraro lascia la presidenza, subentra per un anno l'avvocato Sordillo, poi Albino Butticchi. Il Milan si adagia sugli allori, arrivano nuovi giocatori, Benetti, Chiarugi, Sogliano, Sabadini, Bigon. In campionato le cose non vanno troppo bene. Rivera, tra l'altro, è in polemica con gli arbitri e si becca anche 2 mesi di squalifica. Il Milan, ancora una volta, riprende quota con la Coppa Italia. La finale nel torneo del 72 si gioca all'Olimpico, avversario il Napoli. Milan in campo con Cudicini, Sabadini, Zignoli, Anquilletti, Schnellinger, Rosato, Golin, Biasiolo, Bigon, Rivera, Prati. Le immagini si riferiscono appunto alla partita di finale con il Napoli, gara abbastanza equilibrata, ma che il Milan fa sua. Dopo l'autorete di Panzanato, che abbiamo visto, c'è il gol di Rosato per il 2-0 finale. La premiazione è effettuata dall'allora presidente della Repubblica, Leone. È la seconda Coppa Italia del Milan e soprattutto il viatico per una nuova vittoriosa avventura in Coppa delle Coppe. La finale si disputa a Salonicco, in Grecia, contro gli inglesi del Leeds. Sentiamo Rivera. Sì, quella fu una partita abbastanza strana, nel senso che segnammo abbastanza presto con un calcio di punizione di Chiarugi. Ci fu una serata tragica, molto fredda, con molta pioggia e vento, e però non giocammo una buona partita. Subimmo la reazione del Leeds per praticamente tutto il resto della partita. Non segnarono, un po' per la bravura del nostro portiere, ma soprattutto per imprecisione loro. E, per dire la verità, la vincemmo questa Coppa, ma non meritammo molto, soprattutto perché non giocammo come eravamo abituati a giocare proprio in quell'anno. La vittoria di Salonicco il 16 maggio 1973. La domenica successiva, il 20 maggio, si conclude una settimana che si spera trionfale. Il Milan, infatti, gioca l'ultima partita di campionato contro il Verona. Ha un punto di vantaggio sulla Juventus e sulla Lazio, i veneti sono salvi, i rossoneri hanno praticamente lo scudetto in tasca. Ma al Bentegodi si consuma un autentico dramma sportivo, come documentano le immagini. Quasi controvoglia, il Verona batte il Milan per 5-3 in un'incredibile partita e contemporaneamente la Juventus vince all'Olimpico per 2-1 con la Roma dopo aver chiuso in svantaggio il primo tempo. I bianconeri soffiano incredibilmente a Rivera e compagni uno scudetto che tutti pensavano fosse già del Milan. È una giornata tra le più nere nella storia del diavolo. Falangi di tifosi
increduli, lasciano mortificati il Bentegodi, che avevano invaso nella certezza di poter festeggiare il 10° scudetto, lo scudetto della Stella. La stessa soddisfazione per la conquista di Coppa delle Coppe viene offuscata dalla sconfitta di Verona. Il 1° luglio di quello stesso anno il Milan gioca la finale di Coppa Italia a Roma, guarda caso proprio con la Juventus. I rossoneri si aggiudicano per la terza volta il trofeo, pur giocando senza Rivera. È la Juve ad andare in vantaggio, con Bettega, dopo appena un quarto d'ora di gioco. Pareggia su rigore Panzer Benetti. È una partita per la verità non molto avvincente, il cui risultato non si sblocca nemmeno dopo i supplementari. Si va dunque ai calci di rigore, dal dischetto sono più bravi i rossoneri, ma è consolazione relativa dopo lo scippo subito in campionato. Nella successiva stagione il Milan arriva alla finale di Coppa delle Coppe, ma è battuto a Rotterdam per 2-0 dal Magdeburgo. Comincia un periodo piuttosto nero. Dopo Verona, Rocco se ne va. La squadra viene affidata prima a Cesare Maldini, poi a Giovanni Trapattoni, poi ancora a Pippo Marchioro. Gli acquisti non sono il massimo. Cafaro, Pizzaballa, Bergamaschi, Turini, poi Bett, Bui, Zecchini, Calloni, Gorini, Albertosi. Serpeggiano dissapori tra Rivera e il presidente Buticchi, che lancia una sfida. 2 miliardi e cedo il Milan. Rivera la raccoglie, trova i soldi, Buticchi passa la mano. Diventa presidente l'ingegner Pardi, che poi lascia a Duina. Le cose vanno male su tutti i fronti. Ci sono incomprensioni, inopportune polemiche, confusione. Nel campionato 76-77, con il Milan in zona retrocessione, viene esonerato Marchioro e torna Paron Nereo Rocco, in panchina Bazzagatti. Poco dopo anche Duina lascia la presidenza e gli subentra Felice Colombo. 3 campionati di fila senza eccessiva gloria, poi finalmente nel 77 l'inversione di tendenza. Il Milan conquista la sua 4ª Coppa Italia, battendo in finale a San Siro l'Inter per 2-0. Le immagini si riferiscono alla gara di Coppa con il Bologna, vinta dai rossoneri per 5-0. Sentiamo Rivera. Fu la mia ultima Coppa Italia nel 77 appunto, sì, giocammo un'annata abbastanza simile a quella del 66 e 67, anche se questa squadra era un pochino più forte di quell'altra, ma questa volta ci andò tutto male, evidentemente Marchioro non era riuscito a convincere tutti i giocatori a muoversi sul campo in un certo modo tattico. E così finimmo per perdere parecchie volte, rischiando addirittura la retrocessione. Ci salvammo veramente in pratica l'ultima partita a San Siro contro il Catanzaro. Per il campionato 77-78 torna l'Idolm. In squadra ci sono anche Antonelli, Buriani e Tosetto. È un torneo d'assestamento che prelude a quello vittorioso della successiva stagione. Le cose si risistemano, Albertosi, Maldera, Bette e Bigon confermano il loro valore, Baresi e Colovati crescono a vista d'occhio. Rivera è sempre Rivera. Nils Lidholm dà la sua impronta alla squadra. Io sono arrivato nel 77, forse dopo Roma, e ho fatto il primo anno 4º posto e il secondo anno abbiamo vinto la Stella. C'era ancora Rivera che ancora giocava magnificamente, ma naturalmente aveva... era l'età avanzata.